Io l'ho detto più volte, eravamo convinti che la valutazione fosse parziale, incompleta e che quella valutazione che portava al suicidio fosse, si basasse su delle distorsioni. Una tra tutte, l'avere voluto enfatizzare il fatto che David fosse così stressato da essere pronto al suicidio e da lasciare trasparire la sua volontà suicidaria. Questo ci hanno raccontato, questo hanno messo negli atti, valorizzando anche in maniera particolare la dichiarazione di una teste, la dottoressa Ciani. Oggi, grazie alla commissione d'inchiesta, scopriamo che, per come dice la stessa dottoressa Ciani, quelle parole sono state usate in maniera anomala nei provvedimenti, sono state montate. Rimontate in maniera anomala quelle frasi. Si stupiscono ora di quello che era stato già detto per 8 anni, noi l'avevamo detto, l'avevamo scritto nell'opposizione, il GIP l'aveva sentito e letto, i PM l'avevano sentito e letto, i giornalisti con cui avevamo parlato sentito e letto, che qualcuno, non sappiamo chi, aveva alterato quella che era la scena del crimine. Era stato scritto e detto che questo è normale per l'attività perquirente dei PM. Questo non mi sembra tanto normale che i PM entrino in un ufficio e possano alterare la scena del crimine. Ora sappiamo in dettaglio più o meno chi potrebbe essere stato e quello che ha fatto e quindi è venuto fuori. Beh, la commissione si è scandalizzata, dice, ma vi sembra normale? Ha detto. Normale non è, quindi è venuta fuori tutta questa confusione mediatica. Dietro a questo poi naturalmente ora si mettono a fare le prove con il manichino o quant'altro, tutte prove che dovevano fare a suo tempo e che tra l'altro avevano promesso di fare a suo tempo.